Buonasera a tutti amici rossoneri, anche non rossoneri, perché qui siamo sportivi, sappiatelo. Tante notizie di cui parlare, tanti fatti, ben trovati al Barzi News 24.com, hotline.com. Di tutto e di più, per veri cuori e passioni forti, strong. Allora, intanto il velino, grazie, che ci porta le notizie. Ecco, grazie, grazie Valdegrino, può andare. Allora, dicevamo, ci sono tante notizie di cui parlare e iniziamo subito con la prima. Allora, in casa Milan ci si lecca le ferite, post disfatta Champions Milan Borussia Dortmund. A tenere banco, oltre che la prestazione incolore, la situazione drammatica sugli infortuni. Con ultimo in ordine di tempo, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Costretto a lasciare il campo anzitempo. Che dire, non passa partita dove non ci siano questi episodi. Oramai è diventata un'abitudine. E quando lo rivedremo? Boh, boh, chi lo sa, lo dica. Seconda notizia, dopo il clamoroso capitombolo contro il BVB, la società con in testa Cardinale, il quale potete vedere un estratto, eccolo, un po' di estratti. Quanti cavolo, oh, quanti siete? Passate là. Oh, ma che c'è l'invasione? Meno portassero soldi. Dopo che la società con in testa Cardinale hanno incontrato il mister, il pelato visionario di Parma, e dopo ore, 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 vi ricordate le ore? L'incontro sono giunti, per la gioia di gran parte dei sostenitori milanisti, alla conclusione di assolverlo da ogni peccato. Auguri a tutti, che dire, auguri a tutti quanti per l'agonia che si preannuncia drammatica e duratura. Neanche la pecora pregna durante il parto soffre così. Ma ve lo posso garantire. Passiamo poi ancora alle notizie. Allora, intanto sono giunte nuove immagini dalla rete per quanto riguarda i nuovi metodi di assestamento e guarigione dagli infortuni. Ecco qua, se potete vedere, dicono anche che abbiano risultati ottimi, più che soddisfacenti. Vedere per credere. Prego, regia. Speriamo abbiano un effetto, qualche effetto positivo. Abbiamo anche l'uscita del mister dopo l'udienza, al quale potete vedere intanto l'immagine, con questo con il suo assolvimento. Sentiamo anche la sua dichiarazione in merito all'uscita dall'aula di Milanello. Sentiamo. No, sì, sono molto contento perché sono stato assolto, sono innocente e ci stiamo lavorando. Volevo solo dirvi che Ok, ci stiamo lavorando a posto, va e bene, che va bene, va troveremo bene. una L'importante è che ognuno abbia soluzione. diritto di parola, siamo in democrazia. Allora, quinta notizia, si accendono ancora di più gli animi con scontri social, Facebook, Insta, Twitter X, Badoo, Tinder, bacheca incontri coppie italiane, YouTube e Pornhub tra i pro Pioli e i pro Maldini. Chi la spunterà? In vantaggio in questo momento sembrano essere i propioli che stanno festeggiando la riconferma e abolendo la risalita nel carro di tutti i disfattisti e tutti quelli che predicano il falso milanismo. Vediamo, vediamo, è una dura lotta, è una dura lotta, cari telespettatori, è una dura lotta. Allora, per ultima notizia, ci sono molti tifosi che stanno aspettando, dopo queste partite catastrofiche, queste disfatte, ci sono molti tifosi milanisti che stanno aspettando un qualche tipo di dichiarazione di Maldini post sciagure. Ma abbiate pazienza, tempo al tempo, e se vi aspettate che una sua qualche parola, siete sulla strada sbagliata. È un signore e di certo non si abbasserà a tale livello. Tempo al tempo i nodi verranno sempre al pettine. San Giovanni non vuole inganni, sappiatelo. Però per questa sera è tutto, vi ringrazio, like, campanella attiva, sostenete il canale, intanto continuate con questi hashtag, sostenere esonero, comunicato, macellai, dimissioni e più dietro c'è ingrati. Vabbè. Indegni, scusate. Vi saluto da Barzi Hot News 24.com hotline.com, solo per passioni, passionisti veri, cuori forti, oltre ogni censura. Un saluto, alla prossima puntata. Che notizie ci saranno? Che terra ci reggerà? Dove andremo a parare? Boh, chi lo sa. Chi vedrà, vedrà. Del futuro non vi è certezza, come disse qualcuno tempo addietro, lo ricordate? In conferenza, sì, ah.
Ciao raga, ciao. Da 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 da